Rossi. Buongiorno a Vittoria Baldino, Movimento 5 Stelle. Buongiorno a voi. Ci raggiungerà anche Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e naturalmente fa capo alla nuova formazione anche lui. Cambiamo. Allora Baldino, cominciamo intanto dall'episodio con il quale abbiamo aperto la trasmissione, quello che è accaduto ieri in aula per il voto sul deputato per l'appunto di Forza Italia, e l'aula si è espressa come si è espressa, con la vostra contrarietà. Ovvio, ovvio, noi come sempre... Ci sono problemi con la nuova formazione di governo? Ma guardi, io posso dirle la verità, non mi sono meravigliata affatto, perché quando si tratta di voto segreto e di, come dire, applicare dei privilegi che peraltro la Costituzione prevede, però noi siamo sempre stati contrari, noi abbiamo sempre espresso la nostra posizione, che è questa: la legge deve essere uguale per tutti. Se la magistratura chiede l'autorizzazione alle Camere, appunto come prevede la Costituzione, per l'applicazione di una misura cautelare nei confronti di un parlamentare che non nell'esercizio delle sue funzioni, ma privatamente, insomma, ha fatto gli interessi più che altro di asservire funzione pubblica, perché di questo si tratta, ad interessi privati, di partito in quel caso, ma poi stiamo parlando anche di un'inchiesta molto, molto, molto larga, molto ampia, che coinvolge anche imprenditori in odore di 'ndrangheta, la politica, gli affari che si nutrono della politica e così via, un sistema che si autoalimenta. Soprattutto in questi casi noi pensiamo che si debbano difendere come un cittadino comune. Allora, se la magistratura ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo di quelle intercettazioni, se la magistratura ha chiesto l'autorizzazione all'arresto, agli arresti domiciliari, alla misura cautelare, quello che dovevano fare la Camera ieri era accertare che non ci fosse il cosiddetto fumus persecutionis, cioè l'intento persecutorio nei confronti del parlamentare. Non c'è un fumus persecutionis. Quindi perché negare l'autorizzazione? E la cosa triste in questo caso, a parte che quando in questi casi si compattano sempre, tutti gli altri si compattano di fronte a questo, e la cosa triste, proprio da cittadina lo dico, è vedere quelle esultanze sguaiate e scomposte al nostro indirizzo dopo che il Presidente Fico ha annunciato l'esito della votazione. È stato veramente triste, perché quella esultanza scomposta non l'hanno fatta nei confronti di un'altra forza politica, ma nei confronti del resto del Paese, che si sogna di vivere, di avere questi privilegi quando si trova ad affrontare delle inchieste. Quindi è stato questo il punto. Detto questo, io, ritornando all'inizio, non mi meraviglio affatto, perché infatti durante, soprattutto dopo l'intervento dello stesso Sozzani, che è intervenuto per ultimo prima di lasciare l'aula, io non mi sono meravigliata affatto dopo l'esito, insomma, della votazione. Così bisogna prenderne atto, siamo gli unici coerenti su questo punto. Quindi voi sul punto della giustizia, diciamo, a secondo del partner che cambiate, prima la Lega, adesso il Partito Democratico, mantenete il vostro punto? Ovviamente. Ma ne parlerete ovviamente con l'alleato? Ne avete parlato? Avete un punto comune sulla giustizia? Se stiamo parlando di questo caso, è un voto segreto, quindi... E Di Maio ha detto anche che lui abolirebbe il voto segreto, no? Giusto? Anche perché abbiamo visto cosa è successo, perché poi quando c'è il voto segreto nessuno si assume le responsabilità. Ovviamente, perché un capigruppo del PD può benissimo dire che sono dei franchi tiratori. Certo. Sì, però ad esempio c'è una libertà di coscienza, anche quello che lei dice, certo, del fumus persecutionis è un punto di vista, perché magari per voi mi pare che lo escludiate a priori, sempre, e invece è previsto che ci sia una valutazione, quindi è legittimo che i parlamentari la facciano. Poi il Parlamento è sovrano, si è espressa la Camera su questo, quindi come si è espressa su altre cose non si può è contestare. Una procedura che, io l'ho detto subito, è prevista dalla Costituzione, l'articolo 68, che richiede che si procede in questo modo. Però perché un cittadino comune che ritiene di essere perseguito, ad esempio, in una indagine, un non si può appellare... Fa parte della vostra identità, ma la vostra identità però non le fate, diciamo, una battaglia, o finisce con tutti un post su Facebook come ieri ha fatto Luigi Di Maio? Questo chiedevo, insomma.
diventa un punto di battaglia o finisce lì come un episodio? Noi sulla giustizia, e altri magari ce ne saranno. Noi sulla giustizia abbiamo sempre avuto le idee molto chiare, le avevamo prima, le abbiamo avute durante lo scorso governo. Che poi, se vuole un mio parere, la giustizia forse è stato uno dei punti di caduta del precedente governo, perché la riforma della giustizia che noi proponiamo è per un partito che si è presentato alle elezioni con Berlusconi, è chiaro che magari non sarebbe stato però così Baldino, facile però da approvare. Anche qui viene una considerazione, allora, se Salvini non avesse staccato la spina, voi che cosa avreste fatto? Noi saremmo andati avanti come dei treni, ma infatti su come dei treni, ma avete dei punti di vista assolutamente diversi. No, guardi, sulla riforma della giustizia non si transige ed era sul tavolo proprio in quei giorni con il ministro della giustizia. Centinaio poco fa ha detto che sembrava scritta da un bambino di 4 anni che neanche suo figlio. Beh, parole testuali. L'ha detto Centinaio questo. Era il vostro alleato, certo. Va bene, ma era il nostro alleato, infatti. Noi sulla riforma della giustizia non avremmo fatto mai nessun passo indietro, su quello non si passava e forse anche per questo Salvini ha staccato la spina. È uno dei tanti motivi, io non penso che l'abbia fatto semplicemente per capitalizzare il consenso. Però voi a Salvini gli avete fatto un grande favore perché per esempio su Salvini non avete votato come avete votato ieri, quando ci fu il caso Diciotti. Quindi alla fine, se lei mi parla di privilegi, allora un privilegio è diverso, lei lo distingue da privilegio a privilegio, comunque quello è un privilegio perché sì, però, il voto però in Parlamento parlando, ha impedito. Però stiamo parlando di due fatti diversi, di due situazioni diverse. Nel primo caso si parla di un interesse privato, cioè di un'azione compiuta da privato cittadino, nel caso di Sozzani. Nel caso di Salvini, noi l'abbiamo detto sempre, non è... si parlava di fatti compiuti nell'esercizio delle funzioni di ministro e che noi abbiamo rivendicato la questione della Diciotti, noi come governo l'abbiamo sempre rivendicata. Quindi non è un fatto privato commesso da Salvini, un fatto di corruzione che si è intascato una mazzetta oppure un per fare un favore al partito. Quello comunque di non essere sottoposto al giudizio della magistratura è un privilegio. No, quello che anche si richiedeva alle Camere non era fumus persecutionis, quello che si chiedeva alla Camera era quello di accertare che l'azione fosse compiuta nell'interesse dello Stato oppure nell'interesse proprio. Noi abbiamo sempre ritenuto che fosse un'azione compiuta nell'interesse dello Stato. Fatemi salutare anche Giovanni Toti, che è in collegamento da Genova. Buongiorno Toti, naturalmente Presidente della Regione Liguria. Buongiorno a voi. Di Cambiamo, a proposito di scissioni, Toti si è scisso prima, no? da Forza Italia. Beh, noi ce ne siamo andati qualche settimana fa, constatato una incompatibilità, diciamo, tra quelli che era la nostra visione di centrodestra, di necessità di riforme di questo paese, di cambiamento della coalizione, e una legittima posizione di Forza Italia che tutto questo non aveva intenzione di accettarlo, nonostante e con dolore constatassimo quotidianamente una perdita di consenso. Ma insomma, diciamo che è storia passata, ne abbiamo parlato tanto quest'estate prima della crisi di governo. Ieri Berlusconi ha detto che si augura, insomma, secondo lui non vede parlamentari di Forza Italia andare nella nuova formazione o essere tentati dalla nuova formazione di Matteo Renzi. Lei che ne pensa? Non saprei dirle, ho visto che una parlamentare c'è andata, anche se per la verità non era esattamente organica a Forza Italia. Certamente la nuovo partito di Matteo Renzi insiste su un'area che è piuttosto contigua a quella di tutti noi e soprattutto di Forza Italia. Dopodiché, per quanto mi riguarda, io ho una rigida distinzione tra il centrodestra e il centrosinistra e credo che questo faccia bene al Paese. Insomma, le melasse neocentriste che qualcuno evoca anche con una legge proporzionale non mi attirano e temo che sarebbero dannose per l'Italia, però non posso assicurare che queste sirene suonino allo stesso modo per tutti. Senta Toti, che tipo di valutazione di peso dà quello che è accaduto ieri sul caso del deputato Sozzani con il voto che c'è stato? Solamente un episodio oppure già un qualcosa che segna una netta differenza con una materia importante come quella della giustizia tra Movimento 5 Stelle e PD?
Ma guardi che c'è che ci sia una differenza di vedute, di opinioni dalle due forze politiche che compongono questo governo, come c'era prima nel precedente governo, è sotto gli occhi di tutti ed è la ragione per cui sono molto preoccupato per le risposte che potranno dare. Credo francamente, anzi voglio augurarmi dal mio punto di vista, che il Partito Democratico, ancorché mio rivale, abbia una visione della giustizia un filo più, come si dice, rotonda e coerente con le esigenze del Paese e di quelle del Movimento 5 Stelle. Lo dico perché ho sentito anche adesso, ascoltandovi, alcune cose che non sono esatte. Nessuno viene sottratto con il voto di ieri al giudizio dei magistrati. Semplicemente non si applica una misura restrittiva della libertà personale. E non si utilizzano delle intercettazioni. Quindi di un signore eletto... Ma stiamo parlando, tanto per cominciare, ripeto, di misure che servono, intercettazioni che evidentemente il Parlamento ha giudicato fossero state raccolte illecitamente, da un lato, dall'altro che ci fosse un eccesso, diciamo, di zelo per quanto riguarda misure cautelari, il che non vuol dire che questo parlamentare poi non verrà giudicato da tre gradi di processo e se colpevole andrà in galera. Quindi stiamo parlando dell'applicazione di misure cautelari a un signore che rappresenta molte decine di migliaia di elettori del suo collegio elettorale. Quindi è un tema di equilibrio tra potere giudiziario e potere legislativo. Esattamente come il Ministro della Giustizia e il Parlamento non danno indicazioni ai magistrati sulle priorità della loro azione, eccetera, il Parlamento si cautela. Devo dire che l'Italia ha un lungo percorso, diciamo, è una lunga storia di misure di esigenze cautelari poi sconfessate in sede di giudizio di merito, quindi ora il fumo persecuzioni sia sul caso di ieri, non so come stanno le cose, ma in generale non si può dire che sia caso raro nel nostro Paese. Dopodiché l'Italia ha bisogno di una seria riforma della giustizia, non di un'ondata e di una barbarie giustizialista che serve a coprire in qualche modo l'inefficacia dell'azione di governo trovando il colpevole da additare alla piazza. L'abolizione della prescrizione è una cosa incivile, perdonatemi, gli italiani hanno bisogno di processi celebrati in tempi rapidi, non che durino in eterno, e potremmo andare avanti all'infinito. Quindi non so sul caso di ieri, ma certamente questo governo ha delle incongruenze di fondo, io me lo auguro, perché se vedessi il Partito Democratico sulle posizioni del Movimento 5 Stelle mi preoccuperei per questo Paese. La cultura del lavoro contro il reddito di cittadinanza, la cultura Novax contro la scienza e l'obbligo di vaccini, non credo sia solo la giustizia il tema. Biraghi? Sì, in effetti i temi sarebbero molti di contrasto tra PD e Movimento 5 Stelle. Sono molti, perché insomma non dimentichiamo che fino a tre giorni fa hanno sempre litigato, quindi insomma sono molti. Poi per carità. Io riproporrei all'onorevole quello che dicevo prima, ma voi siete proprio sicuri che i vostri elettori abbiano, diciamo, già digerito questa alleanza dopo aver già digerito quella con la Lega, e sia chiaro, non dico che quella fosse stata più semplice, questa alleanza, e adesso addirittura voi vi troverete al tavolo anche Renzi, non ci sarà Renzi, peggio ancora ci potrebbe essere la Boschi, una onorevole che voi avete veramente... Tanto Renzi ha detto che il capo delegazione sarà Teresa Bellanova, l'ha detto poco fa. Teresa Bellanova, che già la ministra già col CETA ha già fatto una misura che insomma voi contrastavate fino al 7 agosto. Quindi insomma mi chiedo, quando voi siederete con la Bellanova e quindi con il partito di Renzi, ma voi siete sicuri che la vostra base capisca, abbia capito e apprezzi tutto ciò? Se noi avessimo fatto dei conteggi elettorali, dei calcoli elettorali di consenso, probabilmente non saremmo andati proprio al governo. Perché nel momento in cui ci si mette in gioco, si va al governo, soprattutto con questa legge elettorale che impone comunque di fare una coalizione di governo, perché altrimenti non si governa, certo, non si dà un governo al Paese.
non saremmo andati al governo. È normale che se fai una cosa del genere il consenso comunque comincia a scemare, perché quando governi inevitabilmente in condizioni normali scontenti sempre qualcuno, bisogna fare delle scelte, e è chiaro che quando si lavora in qualche modo qualcuno, cioè, come dire, solo chi non fa lo sbaglio, ma poi dipende dai punti di vista, non è soltanto una questione di fare degli errori, è questione di fare delle scelte, e se fai delle scelte inevitabilmente vai a discapito di qualcuno rispetto ad altri. Quindi noi questioni elettorali, questioni di consenso non ne facciamo, anzi io vorrei una politica slegata dai sondaggi, questi sondaggi che ogni giorno mettono i titoli sui giornali, fanno notizia, e secondo me è la fine della politica, perché l'abbiamo visto, il governo è caduto per tanti motivi, ma soprattutto per una questione di consenso, per capitalizzare il consenso, non solo per quello ma soprattutto per quello, e secondo me è come dire falsare anche la politica, perché se si chiamassero i cittadini a votare ogni qualvolta cambiano gli equilibri politici, allora voteremmo praticamente una volta ogni 3 mesi, e quando si governa il paese, se si pensa soltanto ai sondaggi, se si pensa soltanto a capitalizzare il consenso. Quindi il punto è questo, ci sono delle differenze col Partito Democratico, è chiaro, non lo nascondiamo, ma come c'erano con la Lega ci sono col Partito Democratico, poi noi al Partito Democratico abbiamo fatto 5 anni di opposizione, è chiaro che insomma, come dire, non affatto, assolutamente, cioè, lo sappiamo, come dire, così contigui, però ci sono dei temi che abbiamo messo sul tavolo, che avevamo fatto esattamente come avevamo fatto con la Lega, e su alcuni temi devo dire che anche a livello di principio il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle dovrebbero essere dovrebbero camminare di pari passo, penso al lavoro, penso alla lotta alle disuguaglianze, penso alla nuova svolta sostenibile, verde, che abbiamo messo sul tavolo. Però in una regione dove si va a votare tra poco, cioè a fine ottobre, come l'Umbria, si parla di un candidato civico della sinistra, vicino alla sinistra, che il Movimento 5 Stelle in alleanza voterà. Cioè, mi sembra veramente tanto. Si parla di un candidato civico. Beh, in genere, si parla di un candidato civico molto vicino alla sinistra. Molto vicino alla sinistra. Si parla di un candidato civico, di una persona slegata dai partiti, che farà poi una sua squadra di governo a livello regionale, slegata dai partiti, indipendente dai partiti. Però dietro ci sono sempre i partiti poi alla fine, insomma. Ma questa partiti, è politica. Certo, questa è la politica, i partiti chiedono il voto, è normale, il però... Il sondaggio, cioè... È normale che ci sono i partiti. Eravate voi quelli che dicevate che mai alleanze con nessuno, siete nati così, e giustamente poi c'è stata un'evoluzione, perché poi si cresce anche... Come diceva lei, ci si viene incontro. Ma cosa avremmo dovuto fare? A livello di governo non si sarebbe governato. Ne riparliamo dopo la pubblicità, sono ritardissimo, scusate. Allora, riprendiamo da questo tema delle alleanze, forse anche Lina voleva dire qualcosa, sì, no? Rispetto a... No, volevo dire, non avrebbe senso non fare delle alleanze a livello locale, nel momento in cui questo governo è nato su un'alleanza, diciamo la verità, un po' fragile, no? Perché improvvisata, perché si è trovata in Parlamento, come si dice, un accordo di palazzo, quindi senza la spinta di un voto popolare. Beh, voi dovete cercare invece una legittimazione popolare, e le uniche elezioni in vista sono quelle locali, regionali, quindi non avrebbe senso far pendere questo governo un po' attaccato al nulla e non provare a fare delle alleanze regionali, provare a vincere le sfide nelle regioni. Troverei veramente assurdo, è un modo per indebolire il governo non provare a fare delle alleanze sia in Umbria che in Emilia Romagna. Ma se posso, poi è una questione anche di approccio, nel senso, noi ad esempio in Umbria, considerato anche la situazione umbria, che viene comunque da uno scandalo, si vota in Umbria perché sono delle elezioni anticipate, perché la giunta è caduta a seguito di scandali molto pesanti sulla sanità. Quindi lì c'è proprio una necessità di dare un governo a questa regione, perché anche il Partito Democratico in quella regione è spaccatissimo, perché si è trovato travolto anch'esso da queste inchieste. Vabbè, il Partito Democratico, diciamo, è per definizione spaccato da sé. Beh, questo è anche vero.
però adesso trasportare questo modello automaticamente in tutte le regioni dove si voterà da qui a, all'anno prossimo, al 2020, mi sembra prematuro, in alcuni casi anche inopportuno. Penso alla Calabria, insomma, mi viene complicato pensare ad un'alleanza col PD in Calabria. Sì, ma però... se non c'è questo sforzo, cioè, voi andrete a perdere dappertutto, no, e il governo non avrebbe un minimo di base però... di legittimazione popolare. Questo insomma sarebbe complicato, perché parliamo di tre regioni, ma poi a giugno c'è una tornata importante, mi pare, di amministrative. Noi non dobbiamo fare l'errore che è stato fatto col precedente governo, ossia di far sì che le vicende regionali possano influenzare il governo nazionale. Sono due cose che devono andare... Non sono due cose diverse, mi scusi, onorevole, non sono d'accordo. In sostanza è come se a livello nazionale il movimento sia diventato un partito che si sta sempre più strutturando perché sta al governo, giustamente, e a livello locale volete rimanere un movimento, quindi avere più consenso è un po' difficile mantenere due facce. Anche perché nel momento in cui ci sono delle campagne elettorali, sia pure locali, si innesca una dinamica competitiva, di competizione tra i partiti, ed è quello che vi ha rovinato. Però, scusate, con la Lega. Vado da Toti, perché è un po' quello che è capitato a Salvini, appunto, che era al governo col Movimento 5 Stelle, invece su piano, diciamo così, di alcuni territori manteneva l'alleanza con il centrodestra, con Forza Italia. Beh, ma guardi, quel governo che purtroppo poi ha mostrato tutti i limiti, e io sono tra coloro che non piange sul latte versato, anzi sono tra coloro che più volte hanno chiesto a Salvini di far cadere un governo che ritenevo facesse più danni che benefici al paese, ma quel governo nasceva sulla base di un compromesso di larga coalizione, chiamiamola così, alla luce dell'assenza di maggioranze politiche in Parlamento coerenti col voto dei cittadini. Detta in italiano, nessuno ha preso la maggioranza tra coloro che si sono presentati ai cittadini per governare, e si è dovuto trovare un accordo che avesse che mettesse insieme forze politiche molto diverse. È successo allora, succede oggi, abbiamo visto i limiti del precedente governo, non vedo per quale ragione dovrebbe averne di meno quello che arriva adesso, ancorché costituzionalmente legittimo, con una piccola differenza, che usciti dalle urne si misero insieme i due partiti che oggettivamente avevano vinto le elezioni, il Movimento 5 Stelle, forte di un successo oltre il 30%, e la Lega, che era la sorpresa del centrodestra con il suo successo che aveva superato tutti. Oggi noi mettiamo insieme invece due partiti che nelle ultime elezioni in questo paese, sia amministrative sia europee, hanno avuto delle sonore batoste dai cittadini italiani. È vero che non si devono mescolare le mele e le pere, che le elezioni amministrative ed europee non sono quelle per il rinnovo del Parlamento, ma anche, come pretende l'amica del Movimento 5 Stelle, che le dinamiche del consenso reale nel paese non influenzino in una democrazia le decisioni poi del Parlamento è una pretesa, come dire, piuttosto astratta. Ma non è questo quello che ho detto io. Ho detto che sono due cose differenti, da valutare in modo differente, anche perché le dinamiche del consenso locale, Toti mi insegna, locale, sono ben diverse rispetto a quelle nazionali, perché sul nazionale... sul nazionale conta molto di più un voto di opinione, invece sul locale c'è una questione di radicamento dei partiti all'interno di un territorio. Però sono davvero molte le regioni al voto. Sì, sono molte, da nord al sud. Molto diverse, dalla Calabria al Veneto, alla Liguria, alla Toscana, all'Emilia, all'Umbria, alle Marche, alla Campania. Quindi è un test che riguarda molte decine di milioni di elettori. Le dinamiche locali certamente influiranno, ma influisce anche un dato di tendenza generale. Comunque, buona fortuna a questo governo. Io non sono tra quelli che, come dire, sta a fare lo sgambetto tutti i giorni. Io tra pochi minuti incontrerò il ministro De Micheli, siamo al Salone Nautico di Genova, è una straordinaria manifestazione del Made in Italy, dove ci lavorano decine di migliaia di persone, e io tifo
Italia. Dopodiché non voglio nascondere, come ne nascondeva un mio alleato storico, la Lega, le difficoltà del governo con forze politiche tanto diverse, neppure oggi le minimizzo. All'opposizione ero, all'opposizione resto, dico che io aspetto notizie sulla Gronda di Genova, su cui so che tra il ministro De Micheli e il Movimento 5 Stelle ci sono differenze di vedute molto, molto pesanti, così come aspetto risposte dal governo sul ciclo dei rifiuti, sui biodigestori che sto costruendo in questa realtà e su cui il Movimento 5 Stelle, almeno a livello locale, non è d'accordo. Non facciamo i termovalorizzatori, non chiudiamo il ciclo dei rifiuti con la biodigestione. Vorrei sapere dove devo mettere i rifiuti della Liguria, che ho trovato già piuttosto malmessa quando sono arrivato qui, e così potrei andare avanti. Insomma, ogni partito politico ha la sua sensibilità, il suo elettorato, e giustamente persegue i suoi interessi di consenso. Metterli insieme a volte è possibile, altre volte no. Temo che in questo caso non sarà così facile. Vi leggo alcune parole dell'editoriale oggi di Sallusti, che un po' dice questo, quando scrive: la soluzione politica di Sozzani, immaginiamo fondata per questo governo, è più di un incidente di percorso e ben traccia il solco che divide e dividerà le anime di una maggioranza innaturale come la precedente, tenuta insieme dallo scotch dell'ipocrisia. Di Maio, Renzi e Zingaretti sono infatti quanto di più lontano tra di loro possa esistere in natura e in politica. Per un calcolo di puro potere e di sopravvivenza si ritrovano insieme al governo il paese, a governare il paese, e a breve pure alleati nelle elezioni regionali in un disperato tentativo di evitare l'ulteriore ascesa del centrodestra. Ricorda naturalmente ottobre, l'Umbria, PD e 5 Stelle. Dice Sallusti, andranno camuffati, via i simboli dei loro partiti, candidati governatori e assessori non politici ma tecnici pescati dalla cosiddetta società civile. Questo trucco è la negazione stessa del fare politica, una missione di incapacità e di inadeguatezza. Però posso dire, ma chi è oggi che si somiglia? Ma la Lega era al governo e Forza Italia all'opposizione. In Europa andavano a braccetto con la Meloni, però erano opposizione e governo. Toti era e in Forza Italia ed è uscito, diciamo, dalla volatilità. Si riparla di scissione anche dentro Forza Italia. Chi è che si somiglia oggi? Cioè, c'è una spinta alla disgregazione molto forte, che anche questa discussione sulla legge elettorale, sul ritorno di un proporzionale, porterà all'esasperazione questo particolarismo. Quindi io non c'è la difficoltà di mantenere un'identità. Sono d'accordo, ma non riguarda soltanto chi oggi al governo, riguarda tutti i partiti, perché all'interno di ciascun bisogna riconoscere partito, secondo me, il Movimento 5 Stelle di essere riuscito a far parlare la politica di temi, a mettere insieme animi diversi su temi comuni, che sono quei temi che poi interessano i cittadini. Grazie infatti a tutti, devo chiudere. Grazie a Toti, Baldino, Sarina Biraghi e Palmerini. Adesso c'è Andrea Pancani con Coffee Break, noi ci vediamo domani. Grazie come sempre a tutto lo studio, ai tecnici e alla regia. Arrivederci.